Siamo arrivati alla campana. E ovviamente scena del film che non posso far vedere. Sai che novità. E ora Chicken Little distruggerà tutta la fama che ha avuto fino ad ora. Aspetta. Adesso so che voi non lo state vedendo, ma qua c'è un salto temporale assurdo. Hanno saltato tutto il film, perché adesso c'è già la scena in cui il cielo crolla veramente. Ci sono veramente gli alieni adesso. A parte che sta scena qua è incredibile, sembra che loro siano dentro Matrix, controllati dagli alieni che ci sono proprio sopra il cielo. Ma scusami, ma è davvero così? Va avanti davvero così il gioco? Cioè, dalla scena della campana adesso neanche hanno presentato l'alieno, piccolino. Mi sembra strano però, scusami un attimo, che fanno tutto questo salto incredibile. A parte che non hanno neanche presentato l'alieno. Tu, dove credi di andare? Per mille ghiande qualcuno deve fare qualcosa. Qualcuno faccia qualcosa. Ma dai, il sindaco? Rino Tacchino a proteggere la città, ma ti prego. Allora, vediamo i comandi del signor Tacchino. Spara e mega colpo. Vabbè, guarda. Masticate questo. Ah, è vero. Oh no. Qua sarà molto difficile adesso colpirlo. Cacchio, sarà molto difficile colpirli. Non so se lo percepite, ma come vi ho detto, il gioco non è inteso per essere in widescreen. Il gioco è inteso per essere, ovviamente, su un televisore a tubo catodico quadrato. E quindi di conseguenza cosa succede? Come vi ho già detto, i modelli 3D vengono spostati, ma i modelli 2D no. In questo caso il modello 2D è il puntatore, non è qui, ma l'oggetto è da tutt'altra parte. Ecco, adesso devo fare quello caricato. Preso. Oh, la larga del nostro giardino! Maledetti! Colpito. Ma devo anche... Ok, sì, devo anche rispondere ai colpi. Ok. Ok, aspetta. Cerchiamo di evitare di essere colpiti. Ve la prendete con un tacchino indifeso, vero? Ve la prendete col tacchino sbagliato! Maledetti forestieri! Dai, venite qua, colpi di energia di Goku. Adesso chi è che finisce l'arrosto? Ma ecco, effettivamente, in un mondo del genere esiste qualcuno che se li mangia, sti animali, tipo il cannibalismo sui tacchini. Avete distrutto la mia città, maledetti! Ve la prendete con un tacchino indifeso, vero? Beh, indifeso mica tanto, sei armato di cannone. Adesso chi è che finisce arrosto? Fuori dal mio giardino, maledetti! Preso. Anche io stavo per essere preso. Preso, e vai. Oh, che culo. Neanche una vita abbiamo perso ancora, eh. Dall'altro lato, di nuovo. Vabbè. Ah no, questo è in movimento. A questo giro è in movimento la sfida. Oh, dai. Non avrei mai potuto colpirlo. In realtà sì, pensavo di non poter girare del tutto. Masticate questo. Mastica sto cazzo. Ma che palle. Non vorrete mettervi contro il sindaco, vero? Dai. Aprite un varco che devo attaccare. Vabbè, ma certo. Quando ti colpisco io?
dai, uno di voi due apra un varco, per favore. Oh, e finalmente un colpo l'abbiamo tirato giù, finalmente. Ma che è difficile. Cioè, non nel minigioco in sé, è difficile colpirlo mentre il puntatore va da tutt'altra parte. No! Non mi colpite! Non voglio morire proprio adesso, per favore. Uno di voi due, tu. Preso! E una è andata, finalmente. Preso. Dai. Preso. Non mi farò colpire da voi maledetti. Fuori dalla mia città. Dai, resta fermo. No, sei un pezzo di merda. Tu. Perché non riesci a colpirlo? Perché va troppo veloce. Basta muoverti, per favore. Non ce la faccio a colpirlo, va troppo veloce. Devi restare fermo. Maledetto. Stai allungando questa parte per niente. Fatti colpire! Non ce la faccio più! Hai rotto le palle! Non vorrete mettermi contro il sindaco, vero? L'unica volta che riesco a colpirlo lui c'ha l'armatura! Basta! Andate via! Lasciateci in pace! Basta! Resta fermo! Masticate questo! Ti prego! Smettila! Dio mio! Basta! Tu perché non riesci a colpirlo? Inizio a spammare e basta ora. Oh, prima o poi riuscirò a colpirlo. Ok, un colpo gliel'ho tirato, ma non basta perché vuole quello caricato. Oh, finalmente! È finita! Mamma mia!